Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di funghi. Parlo di Pleurotus ostreatus, se la pronuncia non è corretta, scusatemi. È una balletta di paglia sterile trattata col micelio, quindi sono funghi controllati, sicuri, buoni esattamente come quelli che si trovano in campagna. E per chi non li conosce, come me, l'unica alternativa per mangiare funghi freschi. Adesso io la balletta l'ho comprata già che era in queste condizioni, i funghi erano già fuoriusciti, molti sono già pronti da mangiare, molti li ho già mangiati. Volevo farvi vedere come si usa questa balletta, quali sono le accortezze e come poter fare per farla durare più a lungo possibile. Non so se avete avuto modo di leggere l'articolo che ho fatto la settimana scorsa sul blog, comunque eventualmente poi vi lascio il link in descrizione. Uno dei segreti per far durare più a lungo i funghi, per farli crescere bene, è quello di usare dell'acqua, semplicissima acqua, e tenerli sempre umidi, una o due volte al giorno. Anche dove sono già stati praticati fuori dal commerciante, io ne praticherò ancora qualcun altro, ed è importante avere dei fori di scolo dell'umidità, quindi sotto, nella parte inferiore della balletta, praticherò dei tagli da 5-6 cm con un taglierino, così da far defluire l'umidità. Dove si conserva? È importante conservarlo in luogo asciutto, non ventilato, perché altrimenti la corrente d'aria potrebbe asciugare troppo i funghi e non va bene. Va bene metterla dentro una serra, io lì l'ho appoggiata soltanto per fare il video, ma in realtà andrebbe messa in basso. Deve essere un ambiente umido, non caldo ovviamente, non troppo freddo, questo è il periodo migliore. Una volta che si ritaglia, che si recidono i funghi, e nel mio caso devo reciderli a filo, col tempo nasceranno poi altri funghi. Questo tipo di balletta qua assicura, se tenuta bene, 2-3 raccolti, quindi sono parecchi chili di funghi. Se invece comprate la balletta su internet online, vi arriverà ovviamente senza funghi, dovrete voi sicuramente praticare dei tagli o togliere addirittura il nylon nella parte superiore, dovrete poi mettere del substrato di terriccio di buona qualità e tenere sempre umido, e vedrete che nel giro di poche settimane avrete i vostri funghi. Esistono varie qualità di funghi, chioppini, champignon e altri, chiodini anche, sono molto buoni, quindi si può avere una varietà fresca a tavola per molte settimane. Vi dicevo dei tagli che farò, devo fare, sono semplicemente, senza andare troppo più sottile, così da far defluire l'acqua. Dove avete poi tagliato i funghi, visto che c'è ancora del micelio sicuramente, conviene inumidire con lo spruzzino come vi ho fatto vedere prima. Ora viene la parte migliore del video, cioè la raccolta. Semplicemente un filo, guardate che belli. Questi ovviamente sono già puliti dalla terra, ma una lavata bisogna darla. E con questi ci facciamo risotti, secondi piatti, quello che volete. Da lì adesso taglierò a filo e con lo spruzzino continuerò a inumidire questa parte qui. Adesso vedrete, nel giro di 2-3 settimane dovrei avere un'altra gettata. Per i funghi da balletta è tutto, vi ringrazio per aver visto questo video, troverete anche l'articolo sul blog se vi interessa, e ci vediamo al prossimo video, buona giornata!